DJ Podcast sponsored by Sicuri Insieme, Goodyear per l'educazione stradale, un progetto dedicato alla sicurezza su strada. Per saperne di più, non perdere le avventure di Goodyear, il cartone in onda su DJ TV, oppure vai su goodyear.it. Ciao belli. Oh, bella raga! Ciao Fabri. Oh, Fabri. Oh, bella raga, sono Fabri Fibra, sulle mani? Sulle mani. Tutti sulle mani. Bravo. Anche voi in macchina. Bravi, no, bravi raga. Oh, raga. Ferrari! Sì, dimmi! Ci hanno visto con le rose nel metro, cazzo! No, quello è un altro! DJ Angelo, sei tanta roba! Quando avrò la barba me la voglio tingere d'arancione come te, cazzo! Dove sei, Fabri? Sono un corso di meditazione dal maestro Ian Solo. Maestro Ian Solo, quello di Guerre Stellari? No, è un saggio che abita a Gusano Milanino. Ah, il maestro Ian Solo è famoso perché da lui venivano anche i Beatles, cazzo. Caspita, quanti anni ha? Milanino. Sì. Quanti anni ha? Ha 100 anni questo. Io ho portato con me Little Tony, sì? Riccardo Cocciante ed il cantante degli Alphaville. Ah, quello di Big in Japan. Oh, raga, ma vi rendete conto? I Beatles una volta al mese venivano a Cusano Milanino a meditare dal maestro Ian Solo. Caspita. Ferrari, vieni a meditare che nel cervello c'hai la pagliuzza, cazzo. Vieni a fare un salto, se ci andavano i Beatles vengo anch'io, sì, sì. Ciao Fibra, cosa ci fai qui dal maestro Ian Solo? No, c'è che la zia. Anche tu fai la meditazione? Certo che ti girano i soldi. Una lezione di Ian Solo costa 1.000 euro. Caspita. Io ne ho già fatte 25, ma non ne ho pagata neanche una, cazzo. Ma cazzo, e come hai fatto a non pagare, zia Petardo? Niente, quando sono entrata nell'ambulatorio dal maestro Ian Solo ci ho tirato fuori le tette. Lui si è spaventato e mi ha offerto il corso gratis. Uè, Ferrari, pirla! Grazie, qualche giorno vengo giù a Radio DJ e ti azzotto una brenata sulla faccia. Che no, signora, eh! Oh, bella zia Petardo! Senti, offrimi la sizza che sono nervoso, cazzo! Fabri, le sigarette le ho finite. Ma se vuoi, ho un po' di benzina verde nella bottiglietta, che è tanta roba. Fabri, se ti fai un'aspirata, vedrai che ti strippi di maledetto. Ma vaffanculo, zia! Fabri Fibra non è un tossico, bravo, eh? Bravo, bravissimo, bravo. Praticamente la mia droga è il rap futuristico. Bravo, questo ci piace. Cazzo, Ferrari scemo! Grazie, ho detto una cosa bella, scusami. Mi piacerebbe darti un pugno in faccia e farti uscire il sangue dal naso. Ci metti un secondo col naso che mi ritrovo. Però la mia manager mi ha detto che di gente che ti vuole mettere le mani addosso ce n'è già tanta. Parecchi, ma non è vero. Esatto, e praticamente non voglio confondermi con la massa, cazzo. Bravo, dovrei evita. Signori, a chi tocca? Al signor Fibra Fabrizio o alla signora Petardo? A questo è Ian Solo. Dai, zia, faccio prima io che sono veloce, cazzo. Allora, Fabri, adesso mi fai un lungo e poi, per scaricare la tensione, ripeti a voce alta il tuo desiderio. Aia. Va bene. Voglio che a tutti i rapper italiani gli venga il cadotto, cazzo. Ma sai. Perché di Fabri ce n'è uno, tutti gli altri valgono zero. Adesso tocca a lei, zia Petardo. Mi faccia un lungo e poi ripeta il suo desiderio più grande a voce alta. Anche lei, signora. Voglio tornare una gran topa come ero negli anni 50. Poi voglio che non mi cadano più le tette. Perché a volte quando vado in bicicletta mi entrano nei raggi delle ruote. Bene, ora facciamo 50 minuti di om. Maestro Ian Solo, vaffanculo, cazzo. Io abbandono subito il corso. Bravo, bravo. Si tenga zio Petardo che lei è tanta roba, va? Oh. Ah, quella qua, zio Petardo. 50 minuti non mi viene per fiato. A un... A un... No, signora, non a un... Signora, signora. Voglio tornare una gran topa. Voglio avere le tette come la Cristina del Basso. È dura. E voglio uscire a cena con George Clooney. E poi... Perché se la Canalis, che è ignorante, è riuscita a farsi il Clooney, dai, ci posso riuscire anch'io, che ho la terza media con tutti i voti buoni. Cazzo. Scusa Ferrari. Sì, mi dica signora, sì. Una domanda. Che cos'ha l'Elisabetta Canalis più di me? Guardi, devo... Perché non riesco a capirlo. Devo fare un elenco un po' lungo. Oh, raga!
sempre io. È finita la meditazione? Sì, è finita. Sì, sì. Mi sento già meglio. Anche noi home adesso facciamo. Oh, DJ Angelo. Dimmi. Ti ho fatto quel lavoro che mi avevi chiesto. Cioè, che cosa? Ieri sono andato in studio con gli Aprella Class. Grazie, che grazie, sono grazie dei miei amici. E gli ho fatto incidere un pezzo su Roberto Ferrari. Aia. Ferro, se ti piace lo stampiamo e ti do 20 centesimi ogni 2000 copie vendute. Mi puoi ascoltare il lavoro? Solo se fai il bravo. Vabbè, va bene, sentiamo, sentiamolo. Alza la radio che c'è Ferrari, manculigani, manculigani, giovani gli italiani, manculigani, belli gli italiani, manculigani. Dai secoli dei secoli Ferrari fa DJ, nelle mutande hanno molto perché non lo scopa mai, no, non è vero. Si sempre il culo pulito. No, alza la radio che c'è Ferrari, manculigani, manculigani, giovani gli italiani, manculigani, belli gli italiani, manculigani. Ferrari in Italia nella sua gente, lo stile che ha, dal vecchio deficiente all'angelo è una molecola, con quel cervello grande come cacca di libellula. Ferrari è la sua nomina, nessuno gliela dà, ha un'eredità scomoda. Oggi la visione del suo naso è visibile anche nudo dall'Italia all'America. Merita, 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 ma neanche a pagarla oro la mia nonna te la dà. Aria, 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 ci mancherebbe. Meglio se Ferrari lo mandate in una fabbrica. Merita, 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 ma neanche a pagarla oro la mia nonna te la dà. Beh, aria, guarda, ci mancherebbe aria, altro, eh. E meglio se Ferrari lo mandate in una fabbrica. Vabbè, vabbè ragazzi, ok, accetto, accetto. C'è Ferrari, manculigani, manculigani, giovani gli italiani, manculigani, belli gli italiani, manculigani. Grazie. Ciao, DJ Podcast, sponsored by Sicuri Insieme, Goodyear per l'educazione stradale, un progetto dedicato alla sicurezza su strada. Per saperne di più, non perdere le avventure di Goodyear, il cartone in onda su DJ TV, oppure vai su goodyear.it.